Lanceremo un po' delle ipotesi organizzative e poi insieme con tutti stabiliremo come organizzarci sul territorio. Lo aveva detto subito dopo le provinciali che ora era necessario parlare di programmazione del movimento. Il presidente nazionale di IoSud, Adriana Poli Bortone, comincia dalla prima assemblea programmatica e pensa già a congressi e tesseramenti. Il tesseramento si avvierà e si chiuderà il 30 settembre, perché poi entro il mese di ottobre al massimo vogliamo tenere la celebrazione di tutti quanti i congressi comunali, dei congressi provinciali e quindi questa organizzazione di livello partitico. Forte di un successo che qualcuno continua a chiamare sconfitta, che conta già nuovi eletti. Qualcuno proprio a Taranto è già passato, l'altro giorno a Sava abbiamo acquisito, si fa per dire, un altro consigliere comunale, per cui oggi noi nell'amministrazione comunale di Sava siamo determinanti, possiamo mandarla avanti, naturalmente vedendo in quale forma eventualmente partecipare, oppure mandarla a casa, insomma non è cosa da poco naturalmente, no? Per cui stiamo acquisendo un peso che è esattamente quello che noi intendevamo fare. Intanto il movimento inizia ad essere corteggiato, mentre arrivano apertamente o meno inviti da destra e sinistra. Sì, l'ho letto sui giornali, l'ho letto. Ma insomma, era chiaro che arrivassero gli inviti, perché chi ragiona ancora secondo uno schema antiquato dei partiti, che poi non sono neanche più i partiti tradizionali, sono dei partiti che sono appunto quelle sommatorie di cui vi parlavo in precedenza, ma chi ragiona secondo quegli schemi difficilmente può pensare a che cosa significa un movimento oggi. Numerosi presenti e un assente, il neosindaco di Bari. No, Emiliano non l'abbiamo invitato perché ancora non si è iscritto a IoSud.